Ciccio Riccio. Amici di Ciccio Riccio, Leo Gasman, benvenuto, benvenuto. Eccoci, grazie, grazie mille. Sai perché ci tenevamo a parlare con te? Perché insomma io non ho mai conosciuto una rivelazione Nastri d'Argento 2024 e quindi, quindi ho detto l'occasione migliore per incontrare Leo è appunto questa. Beh, intanto congratulazioni. Grazie, grazie mille. No, sono premi che comunque vanno a dare forza e a farti capire che magari le scelte che fai nella vita a volte sono le scelte giuste e poi soprattutto sono felice per questo riconoscimento perché comunque ci ho messo veramente il cuore in questo progetto, nel progetto di Califano Certo. e per essere il primo impegno cinematografico. Devo dire che mi ha regalato tante soddisfazioni e sono grato di tutto quello che è arrivato. Hai però capito qualcosa in più dell'uomo Califano? Sì, sicuramente studiare un personaggio così caratteristico ti insegna tante cose, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista musicale. Da quando ho finito di girare il film, anche quando salgo sul palco, ho un altro tipo di considerazione anche di quello che faccio e forse anche l'approccio è migliorato. Io mi sento più grande, mi sento diverso. Ti senti diverso perché cresci sempre. Poi a te piace studiare, ti piace approfondire, no? Quindi questo ti accresce sempre e ti fa crescere. E poi soprattutto cioè, sei molto versatile. Tu passi da un palco del 1º maggio senza nulla addosso, al petto di fuori e il cappello di Pikachu a qualcosa appunto ai nastri d'argento. Quindi sei uno che ama lo spettacolo davvero a tutto tondo. Non c'è uno spettacolo di serie A o di serie B per te. Lo spettacolo è No, spettacolo. sì, no, assolutamente. Per me in realtà l'arte è solo uno strumento per comunicare dei messaggi, per comunicare insomma i valori che cerco di portare avanti, che sono la speranza, la gioia. A volte cerco anche di far riflettere su magari storie o anche argomenti che magari ho molto a cuore. E questo lo faccio sia nella musica che nel cinema, poi in maniera diversa perché ognuna delle arti comunque mi dà la possibilità di dimostrare un lato diverso di me stesso e sono felice di poter portare avanti entrambe le cose. Eh sì, poi tra l'altro tu dici che scrivi solo quando sei felice, quando attraversi un periodo di gioia, no? Perché in altri momenti invece sei più introspettivo. Sì, diciamo, no, solitamente scrivo sì quando esco dai momenti magari difficili e cerco comunque di trarne un insegnamento, una carezza, ecco, perché poi comunque la vita a volte ti mette davanti a degli ostacoli che quando ci sei dentro sembrano impossibili da superare, però poi dopo quando fortunatamente li superi e le cose passano, poi hai una lucidità maggiore che ti permette poi di rappresentarlo anche attraverso le canzoni. Eh sì, a proposito di canzoni, appunto, Tech Debt è l'ultimo singolo e ti abbiamo visto anche danzare, è una parola grossa, ma comunque ti abbiamo visto anche ballare nei video, TikTok, ma sei sempre un po' imbarazzato perché ti guardi sempre intorno e poi balli, sempre un po' come per dire lo devo fare per forza e mi guardo intorno e lo faccio. Ma guarda, in realtà sì, cioè nel senso imbarazzato, nel senso io in realtà mi diverto su TikTok, poi in realtà sono consapevole del fatto di non essere un ballerino e quindi comunque, No. però utilizzo il social come L'ironia, certo. esatto, per sdrammatizzare un po' questo periodo storico nel quale comunque sembra che comunque si è un po' costretti a dover utilizzare i social media per promuovere la propria musica. Però non lo faccio in realtà con fatica, con poca voglia. In realtà lo faccio quando ho voglia e quindi sicuramente poi insomma ormai ci ho preso un po' l'abitudine, quindi sto imparando, sto migliorando anche in quello, ecco. No, no, notavo un certo pudore, no, da parte tua, in qualche modo, Sì, c'è il pudore c'è sempre, c'è. quindi notavo quello, non una svogliatezza, no, assolutamente no, perché sennò non l'avresti mai fatti quei video in quel modo. E sono invece molto divertenti, in linea con la canzone che, insomma, stai, come dire, portando sui palchi quest'estate, no? Sì, sto fortunatamente, sto girando tanto, mi pensano, mi invitano spesso ai festival e di questo sono
sono molto felice. In più sto facendo qualche concerto qui e lì. Quest'estate ne farò un po' di meno perché ho anche degli impegni nel mondo cinematografico, Lo quindi. so, me l'hanno detto che sei pieno, hai un'agenda pienissima. Ho detto, beh, allora fermiamolo un attimo, facciamo salutare Leo Gasman a Ciccio Riccio, ovviamente. Quindi ci tenevo davvero tanto di questo piccolo stop da parte tua, Assolutamente, però. no, a me mi fa piacerissimo, sono affezionato a voi ragazzi, quindi quando riuscirò passerò anche in persona se mi volete, posso Assolutamente sì, salutare. assolutamente sì. Intanto ti voglio augurare il meglio e ci vediamo prestissimo. Intanto ti ascoltiamo con Take That su Ciccio Riccio e ci vedremo presto, lo so, ne sono certo. Assolutamente, Ok? con grande Grazie, piacere, buona grazie mille, estate. grazie. Leo Sono Gasman, molto grazie. apprezzato. Ciao, Ciao. ciao. Ciccio Riccio.